sparisci! Sente. Sì? Quali sono i tuoi sogni, occhi blu? Vorrei che la notte durasse per sempre. Nessun cavaliere su un cavallo bianco e altre sciocchezze del genere? Non sono una fanciulla come tutte le altre. Tuo fratello ti sta cercando. Non ho nessuna famiglia. Sei sicura? Questa è la mia casa. Loro sono le mie sorelle della notte. Devo essermi sbagliato. Sì? Posso trascorrere la serata in tua compagnia? Con piacere, capelli bianchi. Ma prima dovrai offrire un contributo alla casa della notte. Soltanto 500 oren. Quant'è? Non possiamo raggiungere un accordo? Possiamo sempre trattare. Che ne dici di 750 oren? Grazie. Seguimi. Volevo provare questa mia fantasia. Prima un bel bagno, poi le tue fantasie. Sì? C'è una prostituta dagli occhi blu al bordello. Mia sorella non si sarebbe mai disonorata così. Ho le prove. Ho visto dei segni di denti sul collo. Com'è potuto succedere? Deve essere vittima dell'incantesimo del vampiro che l'ha morsa. Forse. Forse il vampiro si nasconde nel bordello. Ti prego, aiutami. Farò il possibile. Thank you.
Perché tanto? Sarebbe dovuto. La testa è folle. Basta con questa pioggia. Che segni interessanti hai sul collo. Sì? Ti donano. Potrei mostrarti di più. Buona fortuna. In questo edificio si nasconde un vampiro. I segni sul collo di una delle ragazze. Diversi animali lasciano segni del genere. Il fratello della ragazza sostiene che non avrebbe mai lavorato in un bordello. Ritiene che sia vittima di qualche incantesimo. Non essere ingenuo. La ragazza vive come una principessa qui. I clienti vendono le loro proprietà per trascorrere una notte con lei. Suo fratello voleva che sposasse un vecchio bavoso. Lei ha preferito diventare una principessa della notte. Un frutto proibito. Bellissima per sempre. Cosa? L'ho avvertito quando ho succhiato il suo sangue. Cos'hai da guardare? Sì, sono il vampiro che infesta questa casa. Tuttavia non uccido nessuno. Il sangue mi dona energia, come l'alcol per gli umani. A ogni modo, non ho mai fatto del male a nessuno. Sciocchezze. Io e le mie figlie beviamo il sangue dei nostri clienti. Ma non uccidiamo mai. E si pagano con il loro sangue per i nostri servigi. Tutti ne traggono profitto. E la ragazza dagli occhi blu? È stata lei stessa a chiamarmi nelle sue fantasie. Desiderava ardentemente la libertà, una bellezza eterna. Non siamo mostri. Che ne dici di un accordo? Una notte con le mie figlie per dimenticare l'intera faccenda. E se non acconsentissi? Qualcuno morirà. Tu, io, la ragazza dagli occhi blu? Ti sembra giusto scegliere la morte? Fosse anche quella di un vampiro. Hai vinto. Venite, figlie mie. Mostriamo al Witcher l'ospitalità della casa della notte. Quanto tempo ancora? Traditore, lo sapevo che non avrei dovuto fidarmi di un Witcher. Perché questa intrusione? Ti ho fatta seguire. Sei l'amante di una vampira e morirai con lei. Nessuno morirà qui. Accetta la tua punizione. Non hai alcuna speranza contro di noi. Noi? Ti salveremo da questo incantesimo malvagio. Non c'è alcun incantesimo. Tua sorella non voleva passare il resto della sua vita a lavare piatti e servire qualche vecchio decrepito. Basta menzogne! All'attacco! Aspetta. Miau. Ha ragione. Non c'è alcun incantesimo. Tua sorella ha preso la sua decisione. Ti sei appena scavato la fossa. Non è la mia. All'attacco! Ah!
Mi spiace che sia finita così. Di certo quegli uomini ti avevano promesso del denaro. Potrei offrirti parte dei miei profitti. E ora che facciamo? Ora gli affari torneranno alla solita routine. Dovremo soltanto rimuovere i cadaveri. E la ragazza? Farà ciò che vuole. Non c'era alcun incantesimo? Io di certo non ne lancio nessuno. A volte è difficile distinguere un incantesimo dal fascino. Ho ucciso degli umani. Mentre dovrei uccidere i mostri. Hai scelto il male minore, Geralt. Devi farlo se non vuoi trovarti invischiato nel male maggiore, in agguato nell'oscurità. Quanto tempo ancora? Accidenti. Volevi chi... Che spada grande hai. Questa era la prima volta che vedevo la spada di un Witcher in azione. E non desidero vederla una seconda volta. Tuo fratello è morto. Ha avuto ciò che si meritava. Quell'idiota mi ha quasi rovinato la vita. Come? Non hai idea di quali orrori ho vissuto prima di scappare da lui. Ora non ti tormenterà più. Grazie, Witcher, per la tua umanità. Posso? Con piacere, capelli bianchi. Buona fortuna.